Conferenza stampa degli ex AN del PDL di Messina, Nania, Buzzanca e Formica. Dopo l'esclusione dalla competizione elettorale delle politiche, annunciano la partecipazione alle amministrative di aprile con liste e candidati propri, ma sempre nell'ambito del PDL. Intanto parecchi giovani potrebbero lasciare il partito. Il segretario generale della CGIL di Messina, Lillo Oceano, indagato per falsa testimonianza per una firma contestata su un assegno, oggi risponde alle accuse. Quella firma è mia, ha detto, la verità verrà a galla. È stato interrogato nel carcere palermitano Pagliarelli il boss barcellonese Filippo Barresi, arrestato lunedì scorso dopo 19 mesi di latitanza. Davanti al GIP ha respinto tutte le accuse contestate nell'operazione Gota 3. Ancora disagi per gli abitanti delle palazzine IACP di Zafferia, infiltrazioni d'acqua e di liquami nelle fondamenta tengono in apprensione gli abitanti. È stata inaugurata ieri sera la mostra delle copertine, quaderni a righe o a quadretti dagli anni 20 agli anni 60, una sezione dedicata ai quaderni del ventennio fascista. Inaugurato ieri pomeriggio alla piscina comunale il nuovo braccio sollevatore donato dall'Associazione Amici di Edi, un prezioso supporto per diversamente abili e anziani che frequentano la struttura. Vediamo. Nino nuota regolarmente in questa piscina. In acqua si muove senza difficoltà, quando è fuori fa più fatica. Da oggi ne farà un po' meno quando verrà a nuotare nella piscina comunale, grazie alla campagna. A lui è toccato inaugurare il braccio sollevatore che l'Associazione Amici di Edi ha donato a questa struttura. Un addetto l'ha accompagnato dallo spogliatoio fin dentro la piscina. Lui ha sganciato le cinghie e ha potuto nuotare entrando e uscendo senza difficoltà dall'acqua. Nei casi più gravi, in piscina ci sarà anche un altro assistente che accompagnerà e aiuterà le persone con difficoltà motorie e non solo. Il nuovo braccio sollevatore è il risultato della pedalata contro la Duchenne Baker, iniziativa di solidarietà che ha coinvolto anche il campione messinese Vincenzo Nibali. Questo progetto ce l'avevamo da qualche anno in mente, però grazie all'ultima pedalata che abbiamo fatto con il nostro tesimo Vincenzo Nibali siamo riusciti a raccogliere questi fondi. Sia per la ricerca, per dare il contributo al progetto di ricerca per la distrofia muscolare presso Parent Project Onlus e per l'acquisto di questo ausilio, questo sollevatore mobile meccanico per piscina che consente ai ragazzi, bambini diversamente abili e anche a persone anziane che hanno difficoltà motorie, di usufruirne comodamente. Il nuovo braccio sollevatore sarà un prezioso aiuto per i tanti ragazzi che vengono qui ogni giorno, ragazzi speciali che potranno contare su un supporto in più, acquistato grazie all'impegno dell'Associazione Amici di Edi e alla solidarietà di tanti messinesi.